quindi è fantasia pura italiana. Che siamo in chiusura, quindi diciamo che facciamo qualche cosa di, per chiudere in bellezza, diciamo, si chiude sempre in bellezza, anche noi continuiamo in bruttezza, in bellezza. Pseudo media, in media bellezza. Hi Barbie. Hi Ken. You gonna go for a ride? Sure, okay, ma just in fantasia. I'm a classic man in a classic world. Life in plastic is so plastic. I'm a plastic man, a plastic man in a plastic world. Plastic world. Life in plastic is so plastic. No, che ti rinota attraversa un'isola che c'era e che non c'era. Era di plastica disciolta nell'oceano. E le correnti in città. È a fine come Plankton. I pesci se la mangiano la tua bottiglia di tè freddo che bevi dopo il lavoro e sa chi te la spesa. Metà del tuo maglione nuovo. L'arredo del giardino. Il ciuccio del bambino. Il gommone nuovo del vicino. Nell'intestino guarda che c'è. Scoprirai che I'm a plastic man, a plastic man, a plastic world, a plastic world. Life in plastic, it's a plastic. I'm a plastic man, a plastic man, a plastic world, a plastic world. Life in plastic. It's so drastic. Il 70% dell'uomo è di acqua, il 70% dell'uomo è di acqua, il 70% la plastica sciolta nell'acqua che solo su croce del nostro. E se fossimo come questi fiori finti, con palmi di gomma e petali spenti, potremmo crollare la storia, l'anima soffre senza memoria. Guarda che fiori ti porto, ne ho tutto uno stock, ne ho tutto uno stock. Guarda che fiori ti porto, ne ho tutto uno stock. I'm a plastic man, a plastic man in a plastic world, a plastic world. Life in plastic, oh, it's a plastic. I'm a plastic man, a plastic man in a plastic world, a plastic world. Life in plastic, it's a plastic. Rumen che cute per che vede boom. Anche 10, anche 10. Ci arriviamo. Le canzoni a gettone. Le canzoni a gettone, è un'ottima idea. Bene, ragazzi, io che vi devo dire? Sono molto contento di questa trasmissione. Sono divertito. La trasmissione è tua. Voi siete contenti di questa trasmissione? Sì, no, si ringrazia i ragazzi che ci hanno ospitato, anche Carmelo, Carmelone, là che è dietro la... la camera che si vede e non si vede. Grazie a voi per averci ospitato. Se ci vorrete riospitare, ma dubito che accadrà di nuovo. No, è accadrà. Vuoi spoiler un po' di contatti? Dai, così dai, per me. L'abbiamo detto prima, ma ne dico perché sono il ragazzo social del gruppo. Facebook Fantasia Pura Italiana, YouTube Fantasia Pura Italiana, SoundCloud Fantasia Pura Italiana, cioè, ma... Spotify Fantasia Pura Italiana. Ma anche fantasia c'è pure italiana. È vero. Pura italiana. Pura italiana. E chi volesse comprare il disco può contattarci a fantasiapuraitaliana@gmail.com. Non pura fantasia italiana. Esatto. Fantasia pura italiana. Se no vi arriva l'insalata a casa. Esatto. O altrimenti se non trovate fantasia pura italiana scrivete pure cinzoacchiato.cacciato. Ok? E sicuramente non te lo sapete. Qualcosa è uscita, uscirà. Sì, massaggi di tutto di più. Ma anche qui ci sono massaggi, massaggi. Scusate, siamo in radio, non si vede perché nel frattempo ci stanno anche i massaggi. Sì, okay. Massaggi in a battle.
Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, io vi ringrazio ancora, ringrazio naturalmente tutti gli amici che hanno voluto ascoltarci a quello della notte, ogni giovedì sera dalle 22.30 per un'oretta e mezzo circa, quindi diretta dagli studi di via Buon Compagni 7 più o meno, naturalmente. Non la via vecchia. Non la via vecchia. Se mettete la Villadore poi vi vedete via e poi arrivate tardi, per i futuri ospiti. Di quella della notte bisogna dirlo, giusto. Bisogna dire anche a Luigi Faucci, non so se è il nostro patron della radio. Che e su Google ricorda ancora la sua lettera, quindi se invitate gli ospiti e poi li vanno a pagare per il circondario non è colpa, nel senso, è colpa degli ospiti, insomma, è colpa del circondario naturalmente, sì, o di Google, o di Google. E naturalmente, dicevo, ogni giovedì sera dalle 22.30 ringrazio il patron Luigi Faucci, appunto, come dico sempre, se non ci fosse lui non ci sarei io qui, perché sempre si è andato questa possibilità di divertirmi facendo questa trasmissione e di conoscere ospiti validi, interessanti, che fanno belle cose, e loro sono un esempio davvero di questo tipo di malattia. Di malattia che colpisce, insomma, può anche far male, vero Carmelo? No, no, fa bene alla vita, fa ridere parecchio. Pur non andando all'apparecchio. L'ultima cosa che vogliamo dire è. Un ultimo annuncio al comune di Roma, ripeto, un comune di Roma, vogliamo gli sordi, altrimenti pigliamo il ferro. Grazie. Questo credo abbiamo detto. Buonanotte ragazzi, stay tuned and stay hot. Questo ci voleva. Questa è la buonanotte a tutti, grazie ancora.